Siamo nel Teatro Comunale Maria Caniglia di Sulmona, uno dei più bei teatri d'Abruzzo, i cui lavori per la realizzazione durarono 3 anni, a partire dal 1931. La struttura ebbe fine per volontà di alcuni cittadini sulmonesi amanti della musica classica, che versarono ognuno la somma necessaria al compimento dell'opera. Progettato dall'ingegner Conti, il teatro contava 1200 posti a sedere, oggi ridotto a 706 per l'adeguamento delle nuove norme di sicurezza. Da allora il teatro continua ad ospitare artisti e complessi orchestrali di fama mondiale, balletti, spettacoli di lirica ed operette di prosa, ma soprattutto questo bellissimo teatro è rinomata sede del concorso di canto lirico Maria Caniglia. Maria Caniglia era un soprano italiano nata a Napoli il 5 maggio del 1905, di famiglia abruzzese morì a Roma il 16 aprile del 1979. Maria studiò al Conservatorio di San Pietro a Maiella di Napoli e debuttò nel 1930 al Teatro Regio di Torino nel ruolo di Crisotemide dell'Elettra di Richard Strauss. Ma Sulmona non è soltanto questo. Sulmona è una cittadina preromana dell'Europa occidentale e successivamente municipio romano che dà il natale al poeta Ovidio, celebre poeta latino della poesia sentimentale. Si tratta di un verseggiatore dell'epoca romana sempre attento a cogliere oscuri aspetti dell'anima femminile e seducenti fantasie. Publio Ovidio Nasone nasce a Sulmona il 20 marzo del 43 a.C. La tendenza al galante e al piccante nel rapporto amoroso lo rende indifferente alla vita politica, della quale peraltro era uno dei rappresentanti più onesti. Ma non è di questo che voglio parlare, se soltanto di un'avventura culturale nella quale mi sono trovato per caso, ovvero per errore. Accade così che mi trovo qui a Sulmona nella suggestiva cornice del chiostro di Santa Chiara, fondato dalla beata Florisella da Palena tra il 1260 e il 1269. Il monastero è uno dei primi fondati in Italia. Ed io sono qui dentro con lo scopo di visitare la 42esima rassegna internazionale di arte contemporanea, che rientra nell'ambito del Premio Sulmona 2015, promossa e organizzata dal Circolo di Arte e Cultura Il Quadrivio. L'iniziativa prevede anche quest'anno la sezione dedicata al giornalismo, alla storia e alla critica dell'arte. L'edizione di quest'anno presenta 123 opere, tra dipinti e sculture, in rappresentanza di 15 nazioni. La giuria, il cui presidente è Vittorio Sgarbi, è composta da critici e storici dell'arte come Carlo Fabrizio Carli, Giorgio di Genova, Enzo Lepera, Massimo Pasqualone, Duccio Trombadori, Maurizio Vitiello e dal segretario e organizzatore della rassegna Gaetano Pallozzi. E proprio quest'ultimo, patron della manifestazione, lamenta l'insensibilità dei politici che non si danno da fare per sostenere una manifestazione a dir poco istituzionalizzata. Ascoltiamolo. Comunque il premio Sulmona, sai, sono 48 anni che lo faccio e speriamo di poter continuare, però a queste condizioni penso che chiuderò tutto. Perché dice queste cose? Dico queste cose perché non c'era da parte dell'amministrazione dare un contributo come si deve, perché questo l'ho fatto dovendo far pagare agli artisti 100 euro ciascuno per poter organizzare la mostra, e per me non è una cosa bella. Ma lei quale rapporto ha con il sindaco, con i politici? Il rapporto è buonissimo, però loro dicono sempre che non c'hanno i quattrini, e questo io non ci credo. Dunque l'anziano artista non crede alle amministrazioni locali che non hanno soldi per sostenerlo in una manifestazione di grande rilievo artistico e culturale. Chissà, forse il tutto come un tempo, quando fu costruito il Teatro Comunale di Sulmona con l'autotassazione di un gruppo di benemeriti sulmonesi. Ma a rincuorare Pallozzi è il critico d'arte Vittorio Sgarbi, che gli promette aiuto nella prossima edizione e in una lettera scrive:
Ho un'alta considerazione del premio Sulmona. Ne ho spesso illustrato l'importanza e la necessità che continui a vivere. Per questo mi impegno a potenziare per la prossima edizione il sostegno di istituzioni e mecenati che ne condividono l'orgoglio, come già quest'anno avevo tentato di fare. In quel momento, scrive ancora Sgarbi, tornerò a Sulmona nella pienezza delle mie funzioni di presidente efficiente o onorario della giuria, garantendo a Gaetano Pallozzi non solo la sopravvivenza del premio, ma anche la sua dignità e la sua autonomia. Le domando, qual è il significativo senso di questa manifestazione? Sempre di far conoscere al pubblico gli attori innanzitutto che partecipano al Premio Sulmona e poi quello che oggi l'arte italiana è di fronte a tutte le altre nazioni. Quindi io ho invitato anche artisti stranieri e ne sono 15 che partecipano al Premio Sulmona, proprio per dimostrare la diversità tra l'arte italiana e quella straniera. Qual è la differenza tra l'arte italiana e quella straniera? Secondo me, se mo lei guarda tutti gli artisti che stanno qua, non c'è nessuna differenza. L'arte non è né francese, né italiana e né inglese. Quindi quello che se lei vedrà, lo stesso patrimonio inglese o tedesco è uguale a quello italiano. Quindi, Che cos'è l'arte, Gaetano? l'arte è quello che un artista sente e cerca di mettere sopra una tela. Dimostrare quello che lui sa fare e la sua personalità. Grazie, grazie. Insomma, questa 42esima mostra, seppur ancora una volta, si conferma come uno dei più considerevoli appuntamenti internazionali per l'arte contemporanea e in assoluto la manifestazione più importante in tutto il centro-sud Italia, trova intoppi sul piano finanziario e promozionale da parte della politica. Ma c'è chi, come la senatrice della Repubblica Paola Pelino, si allontana dalle critiche evitando di scaricare sugli altri colpi che non hanno. Sentiamo cosa dice a tale riguardo la senatrice sulmonese e qual è il suo rapporto con l'arte locale. Il mio rapporto con l'arte è sempre stato eccellente e mi ritengo anche una figlia d'arte, proprio perché provengo da un'azienda che oggi ha la settima generazione. Ma lei non crede che questa bellissima cittadina abbia bisogno di un maggiore input? Non Beh, so, quello è sicuramente, colpa e dei le dico politici o no che sono lontani no. dall'arte? Allontaniamoci un po' sempre da questa voglia e volontà di fare critiche o scaricare su altri colpe che in realtà non Ma voi hanno. politici comunque siete artisti, Noi no? La politica è arte del governo, politici, poi insomma, diciamo, io sono un po' prestato alla politica, però noi politici cerchiamo di sostenere queste realtà che hanno sicuramente bisogno dell'attenzione particolare delle istituzioni. Il momento è un momento assai difficile per tutti gli italiani in generale e anche per i comuni che potrebbero, o appunto le province che oggi non ci sono più, ma che comunque esistono sempre, se vogliamo, e la regione, purtroppo non godono di ottima salute finanziaria, nel senso che non possono più dare quello che un tempo davano. Questo per una sorta di sganciamento dal governo centrale, dallo Stato centrale, e quindi dare loro quella sorta di autonomia finanziaria che però purtroppo oggi non consente loro di fare quello che vorrebbero. Lei dice che è figlia d'arte. Se dovesse dare un consiglio ad un giovane Sì, beh, innanzitutto che se vogliamo parlare volesse. dell'arte, l'arte quella a cui oggi assistiamo, l'arte pittorica, l'arte scultorica, vorrei dire a questi giovani che affacciatevi in questa vetrina bellissima perché da qui aumenterà la vostra sensibilità, aumenterà la vostra cultura. Mannaggia, ma in Forza Italia pure questo avete imparato. No. Queste sono nel nostro DNA e devo dire che Forza Italia rispecchia Cioè, il nel nostro senso che siete DNA. artisti, Sì. artisti, artisti nel governare della politica. Grazie, signora, Grazie. grazie. Adesso a fight. They didn't even make the sound.
I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened, every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking, I ain't never gonna shut you out. Burning through.